ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Con Nikon e Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà in anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. La parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The universe's biggest camera store. Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici. Ben ritrovati, ciao Silvio. Ciao Federico, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Anche oggi siamo io e te. Novità non ce ne sono molte rilevanti. No, ecco, abbiamo qualcosa di cui parlare, però effettivamente non ci sono grandi novità dal punto di vista di fotocamere, anche se comunque qualcosa, no? L'abbiamo trovata. Esatto, allora iniziamo innanzitutto con una notizia, perché lunedì mattina, il 10 giugno, penso noi tutti siamo stati un po' colpiti dal fatto che Adobe aveva annunciato l'uscita della nuova release di Lightroom, la versione numero 5, e esatto. Fin lì non sarebbe stato nulla di particolare se non fosse che lo stesso giorno Apple presentava le sue novità. Esatto, tant'è vero che noi sulla nostra pagina Facebook e poi su Twitter avevamo ipotizzato che poteva essere una mossa strategica per anticipare il possibile annuncio di una nuova release, una nuova versione di Aperture, che tu poi tra l'altro insieme a Paolo aspettate ormai quasi disperati, no? Esatto. Anzi, viste le grandi novità che ha portato Apple e il feedback che gli ha dato Paolo, mi sa che Aperture 4 Paolo non l'aspetta più, no. Con grande attesa, e lo salutiamo. La cosa interessante però, e poi in realtà Aperture non è stato presentato, è che personalmente ho incominciato a pensare che dietro tutto questo ci sia una specie di scambio, nel senso che è passata un po' in sordina lo sviluppo di questo software da parte di Apple, e a me è venuto da pensare, in funzione di quello che accadde nell'aprile del 2010, quando Steve Jobs scrisse una lettera in cui annunciava che non avrebbe più utilizzato Adobe Flash Player sui propri dispositivi mobile perché causava crash e soprattutto consumava troppo batteria. E quindi, se ve lo ricordate, è nata tutta una storia, sì, sì. Uno scambio dove in realtà il vero problema, credo anche abbastanza plausibile, era legato ad App Store e iTunes, perché effettivamente lo sviluppo di un'applicazione in Flash avrebbe potuto veramente togliere il business ad Apple. Fatto sta che secondo me potrebbe essere una contropartita questa, quella cioè di abbandonare o comunque di aspettare molto prima di cominciare a rimettere mano al software per permettere comunque a Adobe di recuperare il colpo subito, perché penso che comunque il fatto di non poter più contare su uno sviluppo importante, perché Flash era uno dei software più utilizzati. Oggi non so il livello di diffusione dei programmatori Flash se sia uguale a quello di due o tre anni fa, questo non so tu che pensi, però io ho avuto la sensazione che adesso il software di riferimento anche per Apple rimane per il momento Lightroom, e la campagna pubblicitaria, il fatto che comunque lo associno con le macchine fotografiche, specialmente Samsung, il fatto che sta nascendo tutte le lezioni, sì, fatte da specialisti del settore che vanno a praticamente spiegare come funziona Lightroom,
indirizzato a persone praticamente che stanno alle prime armi e comunque vogliono imparare a ritoccare i propri scatti, soprattutto con la Creative Cloud, che adesso in pratica rende quasi credo impossibile scaricare il software sul proprio computer e non ricevere più aggiornamenti eccetera, quindi bisogna abbonarsi. Ho la sensazione che questa sia un tacito accordo. Io penso che Apple, un po' parlando anche con altri specialisti del settore, abbia lasciato il professionismo nel campo dell'immagine ad Adobe. In un certo senso sono due grandi giganti, e che ci siano degli accordi fra grandi corporation, una cosa non è che mi stupisca tanto, insomma, in un certo senso potrebbe anche essere come dici tu. Il fatto è che tutto questo va a scapito di poche persone, come me, come Paolo, che ancora attendono Aperture, mentre il grosso dei fotografi o già stava in Adobe o ci si sta muovendo adesso o inizia con Lightroom, perché insomma è un software che costa $149 in versione completa e ti permette di fare veramente tutto quello che è la post-produzione di uno scatto RAW. Effettivamente è appetibilissimo anche per chi fa l'amatore, diciamo così, serio o appunto vuole imparare qualcosa di più sulla fotografia. Per cui effettivamente parleremo fra poco anche di quello che potrebbe essere un passaggio doloroso, insomma, tra Aperture e Lightroom, una cosa che ormai già da un anno piano piano tutti i fotografi che usavano Apple stanno facendo. Io ancora non me la sento, perché essendo diversi come software si possono esportare chiaramente di RAW con tutti i metadati, ma non le regolazioni fatte. Siccome ci ho speso un sacco di tempo a fare le regolazioni, un po' la cosa mi urta. Certo, potrei mantenere entrambi i software e aprire lo scatto con Aperture quando mi serve la regolazione che avevo fatto, o ricominciare da capo perlomeno per alcuni lavori che mi stanno più a cuore. Lightroom 5 aggiunge un tool che, insomma, di cui se ne sentiva la mancanza e che magari ti faceva preferire un po' Aperture, che è quello dei pennelli intelligenti, che quindi si possono utilizzare, ormai quasi tutti abbiamo una tavoletta grafica, e pennelli che tolgono appunto le imperfezioni come le macchie di polvere e tutte quelle cose, insomma, che capitano spesso nelle nostre fotografie. Un conto è farlo appunto con lo strumento, un conto è con il pennello, perché è più preciso, anche più bello farlo, insomma. Ci sono dei tool per raddrizzare automaticamente gli oggetti, come appunto edifici o gli orizzonti, e poi ecco, altre cose, tipo vignettatura multipla in una singola immagine e così via. C'è tutta quanta la parte dedicata allo sharing delle fotografie, che ormai è diventato fondamentale. Insomma, con Lightroom effettivamente si fa tutto quello che si faceva con Aperture, ma già dalla versione, insomma, 2, per cui non c'è nessun problema, ecco, non so. Tra l'altro Lightroom è uno di quei software che viene fornito multilingua, per cui potete scegliere di installarlo in diverse lingue, compreso l'italiano, e effettivamente è stato migliorato anche il sistema della stampa dei libri. E ci sono molti templates adesso, mm-hmm. sono più facili da utilizzare, si possono creare dei template specifici sulle proprie esigenze, per cui il software più o meno è rimasto nella logica invariato, quindi la libreria, lo sviluppo, poi è stata aggiunta anche la sezione delle mappe per poter individuare dove sono state fatte le foto. Come dicevo, c'è la sezione del libro, dello slideshow, della stampa e infine della pubblicazione via internet. Per cui non è detto che noi, tra l'altro, con Lightroom 5 faremo un workshop qui dal vivo, qui ci stiamo pensando. Dalle nostre parti, sì, con uno specialista. E molto probabilmente nel prossimo autunno faremo anche noi organizzeremo un workshop su Lightroom 5. Ecco, né io né Federico utilizziamo attualmente Lightroom, ma penso che presto lo faremo, perché insomma è diventato veramente un software molto molto maturo, al di là anche di tante cose che conosciamo, per cui se poi tra l'altro è compatibile con la suite, con i plugin Nik, cioè anzi Google,
Ormai sì. Per cui diciamo che è un software economico che dà veramente tanto, perché comunque il motore è Camera Raw. Assolutamente, cioè il motore è quello di Photoshop, non ci sono... Per cui è proprio, incomincia a essere un software estremamente performante, pensato per i ritocchi fotografici veri. Certo, se poi volete avere la vena creativa, presumo che poi il passaggio obbligato Photoshop, sì, fotomontaggi eccetera sia necessario. Bene, abbiamo detto che non c'è quasi nessuna grande novità, una forse ce n'è, diciamo più che altro una curiosità importante. Samsung ha fatto il passo, diciamo così, e ha finalmente fuso, come ci aveva già annunciato al Photoshop, la tecnologia degli smartphone con la tecnologia delle fotocamere compatte, diciamo un po' più serie, con obiettivo allungabile, ed è nata quella che si chiama appunto Samsung Galaxy S4 Zoom. A vederla appunto è una compatta, una bella compatta, delle linee diciamo così morbide, e dietro ha un grande schermo con un Android Jelly Bean e soprattutto la possibilità di utilizzarlo come telefono. Insomma, il nostro smartphone non è più solo un telefono che fa le fotografie, ma è proprio una macchina fotografica che telefona. C'è una differenza, insomma, no? Perché effettivamente, diciamoci la verità, allora togliamo i professionisti della fotografia, togliamo i fotoamatori evoluti, però tantissime persone oggi usano la fotografia molto più che nel passato, e l'utilizzo che se ne fa è proprio quello di catturare momenti importanti o divertenti o quello che succede e condividerlo al volo. Per cui un attrezzo del genere, come si dice qui, insomma, farebbe molto comodo, no? Tu che dici? Sì, in effetti questa qui ricalca più o meno la Galaxy Camera che abbiamo avuto modo di provare tempo fa, e le specifiche sono abbastanza in linea: sensore da 16 megapixel, un CMOS, ha questo zoom 10x con ovviamente uno stabilizzatore di immagine. Cosa divertente è che, essendo un telefono, il problema potrebbe essere che se state scattando una fotografia e ricevete una chiamata, che cosa accade? Potete continuare a scattare volendo, potete addirittura durante una chiamata fare una fotografia, si chiama in call photo share mode, fare una foto e contemporaneamente mandarla via messaggio, se siete abituati, non so, tipo WhatsApp eccetera, ai vostri contatti. Ha dietro all'interno il display è abbastanza grande, il solito AMOLED screen tipico dei prodotti Samsung. Sì. E quindi sì, in effetti ormai hanno fuso, sono arrivati alla fusione, diciamo che sembra più una macchina fotografica che un telefono, per cui già sì. L'S4 per esempio aveva la gestione della fotografia che era eccezionale, l'avevamo già detto. E quindi guarda, io ecco voglio ricordare che ultimamente su vari siti insomma si trovano sempre più professionisti che prendono un iPhone, prendono uno smartphone Samsung, girano una nazione, no? E fanno un servizio fotografico, diciamo, di tutto rispetto, insomma, e diciamo, accidenti che foto, anche noi abbiamo gli stessi telefonini, ma non riusciamo, no, a tirare fuori questo. Tu immagina adesso con questa nuova frontiera, insomma, della fotocamera compatta legata al telefono. È chiaro che perde un po' forse di fascino, perché in effetti se ci pensi la sfida è andare in giro con un telefono che fa fotografie, uno potrebbe fare la stessa cosa con una compatta, però sai, è il primo esperimento. In realtà come l'avevamo detto, l'avevamo scritto nella recensione della Galaxy Camera, diciamo che questa è un'esigenza che magari in Italia ancora non c'è, mentre all'estero è molto sentita, perché esiste adesso questo genere fotografico, andatevelo a rileggere sul sito se volete, che si chiama smartphone photography, per cui diciamo che il comparto fotografico non lo vai a confrontare con un prodotto di fascia più alta o comunque mirato alla fotografia, è proprio la fotografia fatta con lo smartphone, è un genere che ha un successo enorme ovviamente dall'altra parte del mondo, perché sì, vengono sempre galvanizzati da queste cose. Quindi esistono addirittura dei forum specializzati sulla smartphone photography.
E quindi sto pensando ad esempio Nokia che ha annunciato un Lumia con una fotocamera da 42 megapixel, cioè praticamente il doppio di una 5D Mark III. Più della D800. Più della D800, sì. Quindi il problema è comincia a diventare un po' imbarazzante adesso avere smartphone che fanno immagini, cioè che hanno dei sensori così performanti. Poi però ovviamente, cioè, il collo di bottiglia è sempre lo stesso, l'ottica chiaramente, questo insomma lo sappiamo bene. E andiamo avanti con la puntata. Abbiamo una notizia insomma che ci ha colpito tanto, sia a me che a Federico, perché voi sapete, insomma, uno dei nostri ispiratori che spesso citiamo è Scott Bourne. Lui è una persona famosa per essere molto rigido, insomma, nei suoi giudizi, e questo gli ha tirato addosso anche tante critiche, oltre a tanti favori da parte, insomma, di fotografi di tutto il mondo che spesso ricevevano da lui in regalo fotocamere Nikon D3, insomma, proprio in regalo, come concorso così su Twitter. Comunque Scott Bourne ha scritto in un bellissimo e anche lungo post, abbandonando dopo tanti anni l'utilizzo di Apple, diciamo di Apple come appunto hardware per lo sviluppo della fotografia, perché qui parliamo di fotografia ovviamente, non parliamo solo di computer. Federico, tu che hai letto bene hai questo annuncio, no? Che cosa è che ti ha colpito di tutto quello che ha scritto Scott Bourne? Ma penso più o meno in linea con quanto avevamo ascoltato tempo fa da altre persone, per esempio nel settore Final Cut, cioè sembra che ci sia stato questo, sembra, cioè in realtà è così, c'è un... è stata messa da parte lo sviluppo software. E, vedendo la presentazione del lunedì, ho anche la sensazione che in realtà verrà ripresa presto lo sviluppo di tutto il comparto software, perché era inevitabile il passaggio da un principalmente grafico, presumo, quindi sì, da un layout grafico di alcuni software che non venivano più apprezzati, quindi c'è stato questo cambio radicale nella nuova interfaccia di iOS 7, come è stato detto, o la ami o la odi, per cui non c'è una via di mezzo. Mi sembra che è stata più amata che odiata, critiche ce ne sono moltissime, molto probabilmente incominceremo a vedere anche un restyling dei primi software che sono quelli di produzione lavoro, quindi immagino Pages e via dicendo. Speriamo, effettivamente. Abbiamo ad esempio GarageBand che ancora ha questo layout con la radica ai lati, eccetera. Per cui io immagino che lentamente, non so neanche quanto lentamente, ma in realtà immagino che loro faranno un profondo restyling di tutto il comparto software. Forse lì incominceranno poi a fare l'integrazione con tutte le cioè con tutte le tra hardware e software, però fondamentalmente c'è un update a questo articolo in cui lui comunque ha detto, Scott Bourne diceva di essere stato un grandissimo Apple sostenitore, user, anche sostenitore, lui era insegnante di Aperture, esatto, certificato, no, insomma. Parte con l'hardware dove praticamente comincia a parlare il primo Apple, ha comprato il primo Apple, poi ha comprato il primo Mac, il PowerBook, il G3, G4, G5, il primo Mac Pro, il primo iMac e via dicendo, ha comprato i MacBook e quindi è stato il primo a acquistare l'iPhone e via dicendo. E lui ha sempre utilizzato Apple, questo ci teneva a sottolinearlo. Quando uscì Aperture lui iniziò a studiarlo, divenne anche insegnante di Aperture e dopodiché lui dedicò, mi sembra, anche una sezione del blog ad Aperture, se non ricordo male. E poi però è successo che loro si sono totalmente dimenticati, cioè la Apple ha iniziato a privilegiare un mercato a scapito di un altro, era inevitabile, e quindi hanno deciso Scott Bourne ha deciso di passare a un computer Windows. Il computer Windows gli dà, mi sembra che sia un HP quello, sì, che lui va a pubblicizzare fondamentalmente. Un HP che è stato costruito sulle sue esigenze, con un bellissimo
monitor, mi pare che sia lui ha sia un notebook sia un HP Z1 che dovrebbe essere in pratica il clone dell'iMac, sì, più o meno. È molto veloce e tra l'altro vabbè utilizza ovviamente Windows e Lightroom e così via. Comunque ecco, la notizia ovviamente non è che Scott Baum passa a Windows, perché molto potrebbero dire vabbè chi se ne frega. No, la notizia in questo caso è che uno, Apple, lo ribadiamo ancora, è passata dal mercato dei professionisti entusiasti al mercato dei le persone entusiaste, diciamo così, il grosso fatto così dagli amatori, perché effettivamente sono molti di più e si guadagna molto di più con più gente piuttosto che con poca, chiaramente, no? Anche se questa poca gente è disposta a comprarti l'aggiornamento, eccetera. Lui parla di computer Apple super pompati, che aveva sempre, insomma, io ricordo tutti i post sul nuovo Mac Pro e così via. La notizia non è questa, appunto, la notizia è che oggi si può veramente scegliere. Si può veramente scegliere, no. Non è più Nikon e Canon, non è più Apple contro Windows, ma è dato alla singola persona, ha la possibilità di crearsi un percorso anche con i software, no? Se poi parliamo di Lightroom, parliamo di Aperture, parliamo di altri software magari anche più leggeri, no? da imparare. Per oggi è possibile veramente crearsi un percorso serio, approfondito, che produce risultati ottimi con qualsiasi sistema operativo, con qualsiasi software, se vuoi, no? Diciamo di quelli più importanti. Sì, tra l'altro lui faceva notare un paio di cose. La prima è che effettivamente la qualità dei prodotti Apple è scesa notevolmente. Ricordiamo i problemi che hanno avuto i monitor Retina, prima del Retina i problemi che hanno avuto i monitor 27 pollici con forse anche quelli da 21 con la dominante sul giallo, sì. E per cui lui questo processo non gliel'ha perdonato. In più faceva notare che con la Creative Cloud adesso tu puoi fondamentalmente, non hai più bisogno di acquistare la doppia licenza Windows o Mac, ma basta con un click, esatto, togliere la macchina e aggiungerne un'altra. Quindi questo è un vantaggio non indifferente, perché nell'abbonamento uno può installare, mi sembra, fino a 5 volte, più o meno come l'abbonamento a Office 365. In più lui fa riferimento anche a Office, che con la stessa tipologia della Creative Cloud mi permette di avere la suite Office a un prezzo secondo me eccezionale, con uno SkyDrive che è notevolmente più performante di iCloud. Assolutamente. E anche nella grafica, vedremo adesso come cambierà anche la grafica di iCloud, pare che abbiano aggiunto anche i documenti in stile Google e in stile, sì, Microsoft. Ti anche Microsoft voi potete utilizzare la web app di Excel, mm-hmm, e Word, che è praticamente uguale a quella, la versione desktop più o meno, ma che hanno delle cose, però diciamo che ci si avvicina moltissimo. E l'update di qualche giorno fa, cioè di lunedì, è che praticamente l'annuncio è che è stato fatto questo nuovo Mac Pro molto bello. Alcuni hanno apprezzato il design, altri invece lo hanno criticato aspramente. Anche qui o lo ami o lo odi. Sembra un cestello da spumante, diciamo. Esatto, dire, sì, un cestello da spumante. da vino, da bottiglia di vino, il diciamo. Il problema è che è molto sofisticato nel design, altissima ingegneria. Io sono un po' scettico su il calore, cioè sul modo con cui viene dissipato il calore, perché comunque tutti i componenti sono abbastanza attaccati, sì, sì. Stiamo parlando di un hardware normale. No, la forma stessa comunque è dedicata alla dissipazione del calore, come dici tu, perché ovviamente è tutto in un cilindro, no? Più che altro è tutto quanto in un cilindro cavo. E Scott Bourne parla praticamente del fatto che lui ha bisogno di lavorare, ha bisogno di una macchina veloce, performante, che gli permette di lavorare
di consegnare il lavoro subito, e lui è veramente ironico, abbastanza cinico, perché dice: è stato annunciato il nuovo Mac Pro, non sappiamo quando verrà consegnato, non sappiamo quanto costa, non conosciamo le configurazioni con le quali verrà presentato, non sappiamo se lavorerà. E Apple lo ha promesso, però però insomma è solamente non sappiamo, cioè, è tutto un annuncio, e quindi sì, non sappiamo praticamente. Io ho bisogno di un computer e quindi ho bisogno adesso, diciamo. Voglio la velocità adesso, e quindi ho la possibilità. E quindi lui augura buona fortuna a tutti quelli che vogliono, che stanno aspettando mesi per la promessa di questo nuovo Mac Pro, che sarà il computer dei loro sogni. Ma lui ha cambiato idea. Esatto. Allora, questo è l'update del 10, quindi veramente insomma, avvelenato, sì, contro, sì, la Apple. Allora, concludo dicendo che Scott Bourne insomma è famoso anche per cambiare idea, proprio è passato da tutto Canon a tutto Nikon, adesso tutto Apple, tutto Windows, e poi ha deciso di abbandonare la fotografia per dedicarsi alle automobili. Però comunque sia, il nostro suggerimento è che siate fan di questo o quel sistema operativo, di questo o quel software o anche hardware, siate critici, siate pronti anche a mettere in discussione delle certezze di 10-15 anni e che si, per far sì che le vostre esigenze siano soddisfatte, perché comunque anche le esigenze cambiano nel corso del tempo, chiaramente. Allora Silvio, cambiamo completamente discorso. Noi quest'anno, come lo scorso anno, saremo al Nettuno Photo Festival dal 20 al 1 settembre, e quest'anno dal 20 agosto al 1 settembre, giusto, e soprattutto quest'anno ci sono, rincontriamo nuovamente Franco Fontana, ma soprattutto l'ospite fotografico, veramente la star del festival, sarà il Maurizio Galimberti. Esatto. Che noi finalmente riusciremo a speriamo finalmente a intervistare. Sì, perché lo stiamo seguendo da due anni e più. È insomma praticamente una delle cose più incredibili mai successe, perché non, cioè, con tutta la sua disponibilità è stato contento delle domande eccetera, non riusciamo a trovare un giorno perché è sempre impegnato, cambia programma, quindi è veramente problematico. Speriamo che riusciamo a trovare 20 minuti per fare l'intervista a Maurizio Galimberti. Poi ci sarà il workshop di Roberto Mutti, rincontreremo forse Tano D'Amico, e ci sarà Tony Gentile. Molte delle persone che incontreremo al Nettuno Photo Festival noi le intervisteremo in anteprima. Esatto, quindi aspettatevi vari podcast da adesso in poi. Il primo di Giulio Forte è già uscito l'altra volta. Avremo Luigi Erba, Tea Giobbio, tornerà Vittorio Graziano, ci sarà De Miceli, ci sarà Diego Mormorio, Tony Gentile e altri, insomma, abbiamo detto già Franco Fontana, anche un fotografo importante spagnolo, Peppe Scoda. Ci sarà Silvio De Pesce, Roberto Mastroianni, Antonio Volpone, Tano D'Amico, abbiamo detto forse ci tornerà a trovare. Insomma, ci saremo anche noi, però, questo diciamolo, perché Nettuno Photo Festival, noi siamo media partner, saremo lì, faremo l'intervista. Quest'anno ci è stato chiesto di farle anche di più, diciamo, se vuoi, a partecipanti che non sono fotografi famosi, perché è importante far interagire appunto tutti i livelli di fotografia in questi tre, soprattutto gli ultimi tre giorni, venerdì, sabato e domenica. Lo scorso anno ne abbiamo intervistati alcuni che erano quelli che venivano alla nostra postazione. Speriamo che non siano timidi come lo scorso anno. Assolutamente, dai, vedrai che quest'anno saremo di più sicuramente. Noi andiamo avanti con il podcast e parliamo di un modo, diciamo così, se volete, anche proficuo per voi per sostenere la nostra associazione, che è appunto quella di acquistare tramite il sito discorsifotografici.it dei libri di fotografia che noi abbiamo recensito, e vi assicuriamo l'abbiamo fatto in totale franchezza. Abbiamo scelto quelli che ci piacevano di più, per ora sono solamente due, ma stiamo continuando la selezione,
E sono due libri, uno è sulle esposizioni lunghe con filtri neutri di Alessio Furlan, un altro è I fondamenti della street photography di James Maher, tradotto dal nostro amico Alberto Gabbaschitani, che abbiamo anche avuto come ospite qualche podcast fa. Ecco, Federico, vogliamo parlare di questi due libri un attimo? Così. Beh, io ho recensito, sì, ho letto Le esposizioni lunghe con i filtri neutri, è un bellissimo libro, secondo me si adatta bene alla... a un tablet, ovviamente anche a uno smartphone, ma penso che ve lo gustate moltissimo su un tablet. E è un libro che spiega come si utilizza il filtro neutro, quello che vi permette fondamentalmente, proprio per ridurre all'osso, di ottenere quei paesaggi suggestivi con ad esempio il mare ovattato in liquidi, sì, sì, fermare proprio il movimento. E quindi una volta appresa la tecnica diventa tutta creatività. Alessio Furlan lo fa veramente bene, ha scritto questo libricino molto molto bene, perché è fatto per le persone che non sanno, c'è poco tecnicismo, è molto facile, intuitivo, e soprattutto ci sono, una cosa molto interessante, le regole per comprendere quali sono gli stop per ottenere in pratica per capire quanto andiamo a fermare il movimento. Sì. Soprattutto il libro poi è arricchito da una galleria fotografica, ecco, alcune foto sono dell'autore, altre invece sono di altri fotografi, e sono veramente suggestive. Lui vive in Veneto, ci sono foto di Venezia, e devo dire è impostato molto bella la tipografia, la scelta dei colori, l'impaginazione è molto bella, tra l'altro la politica di Alessio è molto bella, perché voi acquistando il libro avrete poi la possibilità di ricevere la copia aggiornata ogni volta che viene. Esatto, questo è interessante, no? Esatto, sì, no, anche perché questo è uno dei, penso sia uno dei problemi del libro tecnico, digitale, sì, cioè soprattutto di quando parliamo di tecnica, perché se viene aggiornata che succede? Devo riacquistarlo. Alessio Furlan ha optato per una soluzione per cui vi permette di avere sempre la edizione più aggiornata e scaricabile gratuitamente. Mentre tu ti sei occupato della street photography, lo hai recensito? Sì, il libro di James Maher, che si intitola I fondamenti della street photography, il sottotitolo Una guida per catturare le strade attraverso la fotografia nel XXI secolo. È un libro molto, innanzitutto è un libro che colpisce per la quantità di pagine, sono 140 pagine di consigli dati da questo fotografo che vive praticamente nelle strade di New York, che è una città insomma famosa e anche molto ricca, no, di situazioni di street photography. Ma soprattutto, e questo ci è piaciuto tanto, un po' nello spirito di discorsi fotografici, è che insieme a questo libro ne viene dato un altro, sempre per lo stesso prezzo, in cui ci sono delle interviste a 6 fotografi famosi di street photography, anche loro americani, ma che tramite appunto le domande e risposte che l'autore rivolge a questi fotografi si capisce molto di più e si fissa soprattutto tutto quello che si è imparato dal libro. Il libro è scritto in maniera colloquiale, molto bella, anche perché sapete, essendo un libro che parla delle fotografie di strada, non può essere un libro ex cattedra in un certo senso, no? Ecco, e no, dicevi, posso farti, sì, una domanda? Sì. Ma per esempio io quando vado in giro e voglio fotografare una persona per strada, ho paura che quella persona se ne accorga, si arrabbi. C'è un, viene consigliato, sì, come affrontare questa cosa? Per, sì, esempio, sì, sì, è una delle prime cose che viene trattata, perché chiaramente lui dice subito che questa cosa l'aveva anche lui all'inizio, tuttora ogni tanto ce l'ha. Dice, nella maggior parte dei casi finisce tutto con un sorriso, anche se la persona se ne accorge. Però con l'esperienza si capisce quando è che è meglio chiedere a qualcuno se vuole essere fotografato, perché poi un altro segmento del libro parla di quello che ha ritratto di strada, un po' le foto alla Sime Carrie, se vuoi, no? Per femmine persone. E oppure se proprio non riesci a ottenere il permesso, oppure vedi che non è il caso di chiederlo, ti spiega anche come scattare dal fianco, come lo chiama lui, side shooting, e insomma senza farsi scoprire, a volte vengono dei risultati interessanti, molto spesso no, comunque in un certo senso perlomeno l'autore è onesto anche da questo punto di vista, insomma.
E per acquistare questi libri andate sul nostro sito discorsifotografici.it e cercate tra le recensioni quelle dei due libri. E mi raccomando, se volete appunto che una parte della quota arrivi alla nostra associazione, dovete acquistarli cliccando sul link interno agli articoli del nostro sito che parlano di questi due libri. È uno dei tanti modi per sostenere la nostra attività, gli altri li trovate nella pagina Sostienici del nostro sito, si può diventare soci anche con un euro. Aspettiamo il vostro contributo, perché insomma noi cerchiamo sempre di migliorare l'offerta, ma a volte purtroppo migliorare l'offerta significa appunto affrontare dei costi che non riusciamo a coprire, diciamo, sempre. Ascolta Silvio, prima di andare avanti con gli ultimi due argomenti, anzi con l'ultimo in realtà, sì, volevo ricordarti, perché a me è capitato di vedere una delle mostre più affascinanti qui a Roma. Avevamo visto Helmut Newton insieme, avevamo creato anche l'evento, abbiamo creato vari eventi per varie mostre fotografiche, Steve McCare per esempio. E però quella che ho visto, l'ultima che ho visto, è veramente bella, è a Roma, alla Rapacis, e gli abitanti di Roma non pagano la tassa del turista, e chi invece vive fuori Roma, quindi già usciti fuori dal comune di Roma, quindi anche se italiani, pagano la tassa del turismo, ma la mostra merita tantissimo. Di Salgado, e parla praticamente parla della di queste, si chiama Genesi la mostra, sono delle immagini in bianco e nero meravigliose che affrontano vari angoli della terra, dai ghiacciai agli Stati Uniti, all'Africa. Ci sono delle immagini veramente molto belle. In più lì trovate il libro nel formato originale, che è qualcosa enorme, cioè un libro enorme, sì, sì, e sì. La pagina aperta che è stata scelta è una immagine che a me è piaciuta moltissimo, è una coppia di gabbiani che sembrano una coppia di innamorati, e uno accanto all'altro, è un'immagine meravigliosa. Ci sono qualche immagine, ma veramente penso 4-5 immagini, che mi hanno lasciato un po' perplesso per il taglio, sembravano troppo zoomate. Però, visto e considerato il soggetto che lui va a fotografare, o anche mi sono reso conto che potrebbe anche essere un problema anche di in che modo è stata presa l'immagine, quindi poteva essere l'unica soluzione. Molto belle le stampe, sono veramente belle. Il catalogo, mi sembra, della mostra lo potete trovare in qualsiasi libreria in Italia, perché sì, è pubblicato dalla Taschen, e mi sembra che stia sui 50 euro in un formato molto abbastanza grande, sì, gigante. Potete godere delle immagini anche sul libro. La mostra si conclude il 15 settembre del 2013, presumo che potrebbe anche essere prorogata se non ci sono degli accordi, se danno la disponibilità, perché è una mostra che sta avendo un successo clamoroso, io ho trovato fila. E tutte le persone che sono uscite felici. Veramente una bella mostra, per cui se vi capita di stare a Roma o volete farvi un viaggio a Roma, prendete in considerazione quella di vedere la mostra Genesi. Allora, finiamo questa parte di Fotobar con due anticipazioni. Abbiamo in prova due reflex, insomma, che faranno parlare di sé, secondo me, a lungo. Una, qualcuno già lo sa, è la Nikon D7100, l'altra è la Sony Alpha 58. Fra le due ci piaceva di più quella... L'Alpha 58. Poi capirete perché, insomma, se seguite le nostre recensioni, faremo video recensioni come sempre, scriveremo un articolo sul nostro sito e passeremo la video recensione anche sul podcast, quindi non ve la potete perdere, insomma. Vogliamo dare un'anticipazione, qualcosa? Sì, allora, per quanto riguarda la Nikon D7100, è comunque, a mio avviso, è una sintesi, secondo me, molto azzeccata tra macchina entry level e macchina da semi professionista. Quindi Nikon, in questo senso, al di là di quello che c'è di più e di meno rispetto a questi due segmenti, è riuscita a dare veramente un qualcosa che sta a metà strada.
Io farò anche un intervento su se passare da D300S, che è quella che attualmente ho, a D7100. La mia opinione comunque rimane no, ma il no, insomma, perché lo scoprirete leggendo l'articolo, seguendo la video recensione. Invece Federico, per quanto riguarda l'Alfa 58? L'Alfa 58 personalmente ritengo sia la migliore reflex entry level che abbiamo recensito e credo anche che sia stata finora prodotta, perché è una macchina perfetta, cioè l'unico veramente limite che si può individuare, poi in realtà non è un limite vista la fascia di prezzo, può essere il body, ma ha tutto. Veramente a tutto, cioè è una macchina che ha una dotazione eccezionale, è velocissima e comunque poi vedrete nella recensione scritta, nella video recensione, comunque in linea più o meno, se siete abituati ad apprezzare NEX, diciamo che l'Alfa 58 è un passo in avanti. E se il rumor dice che Sony si sta apprestando a lasciare forse lo specchio traslucido per una tecnologia nuova, e diciamo che forse se li vanno a fondere queste due esce un bel prodotto. Sembra che ad agosto venga annunciato qualcosa di importante. Bene, noi abbiamo finito qui con il fotobar, ci aspetta un'intervista a un fotografo matrimonialista, ma della nuova scuola, se vogliamo, che comunque ha introdotto tecniche innovative in quello che sembrava essere un campo di fotografia un po' statico, se vuoi, no? Sempre con lo stesso tipo di scatti. Questo fotografo si chiama Francesco Rossi, è molto giovane e sentiremo attraverso le sue parole sia la sua gioventù, insomma questa traspare da quello che ci racconta, sia soprattutto appunto quanto può essere ancora bello dedicarsi a questo genere di fotografia e farlo con passione e soprattutto con arte. Oggi a Discorsi Fotografici abbiamo con noi un fotografo che noi abbiamo definito matrimonialista nella presentazione, ma non è solo matrimonialista, comunque è una delle sue specialità. Abbiamo con noi Francesco Rossi. Ciao Francesco. Buonasera ragazzi. E c'è anche Federico come sempre. Ciao a tutti. Francesco, noi ti abbiamo fatto varie domande, alcune i nostri ascoltatori le riconosceranno perché sono le stesse che abbiamo fatto a un grande maestro di questo genere che è Oreste Pipolo. Quindi faremo un po' il confronto insomma tra la vecchia generazione e la nuova generazione, perché Francesco è molto giovane. Quanti anni hai, Francesco? Io ho 32. Ecco, quindi sono la nuova generazione di fotografi emergenti. Molto bravo, anzi se ci vuoi dire per favore il tuo sito, qualche contatto insomma per vedere i tuoi lavori. Ah sì, allora i miei lavori li trovate all'indirizzo www.francescorossifotografo.it. Ecco, noi ci siamo stati sul sito e lo raccomandiamo, insomma è anche quello che ci ha convinto a chiamarti e a intervistarti a Discorsi Fotografici. Noi abbiamo preparato le domande, Federico, vuoi cominciare tu? Beh, con la più semplice, la tua storia in breve, come sei diventato fotografo matrimonialista? Vai Francesco. Allora, come sono diventato fotografo matrimonialista? Ho iniziato innanzitutto circa 4 anni fa, finita l'università, la solita crisi esistenziale per cosa farò da grande, ho sempre avuto questa passione e grazie anche all'incoraggiamento di alcuni amici ho deciso di provare a farla diventare il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di incontrare un bravissimo fotografo che vive proprio nella mia città, si chiama Marco Miglianti, non so se avete mai sentito parlare di lui, è un matrimonialista anche lui, che mi ha preso nel suo studio e mi ha dato spazio fin da subito, dandomi una grandissima opportunità per imparare, crescere e mettermi anche alla prova, perché comunque mi ha sempre dato una grande libertà. Quindi sostanzialmente se ora riesco a fare questo lavoro lo devo a questo collega col quale ho collaborato fianco a fianco per 2 anni circa e ora tuttora continuo a collaborare, anche se ora lavoro fondamentalmente da solo. Questa è molto in breve la mia storia. Non ho mai fatto corsi o studi specifici se non un piccolo corso che ho fatto alle medie su
E questo l'ho imparato da solo con internet, scattando ancora. Comunque hai avuto un maestro, insomma, che ti è stato vicino, quella è una cosa, insomma. Sì. Questo soprattutto perché una cosa è scattare per sé, per divertimento, una cosa è scattare su commissione, dovendo poi consegnare le foto ad altri. Quindi riuscire a fare questo in un ambiente tutto sommato protetto, perché non parti subito con la responsabilità di portare a casa il lavoro, ma c'è comunque qualcuno che riesce a fare il lavoro per te, e è una cosa che ti agevola molto, diciamo, riesci ad entrare nel mondo del lavoro senza farti male, ecco. Senti, noi ti chiediamo, andiamo avanti con le domande, insomma, chiaramente ricordi il tuo primo matrimonio, eri preoccupato di fare errori, come l'hai affrontato, diciamo, questo primo lavoro su commissione? Allora, il primo matrimonio, il primo in assoluto ovviamente l'ho fatto affiancando questo fotografo, e lì non avevo alcuna responsabilità, quindi ero al parco divertimenti, praticamente potevo tranquillamente scattare ciò che volevo e come volevo. Il primo matrimonio da solo, in cui ero il primo fotografo responsabile del servizio, è venuto circa un annetto dopo, forse un po' meno, e lì ero abbastanza tranquillo perché avevo fatto già molti servizi come secondo fotografo. Però ovviamente ero un po' troppo tranquillo e non è stato un gran lavoro, diciamo, mi sono perso le fedi e non è stato proprio il massimo. Quella effettivamente è la parte centrale, insomma. Infatti. Poi magari sì, un momento le ho fatte solo strette, quindi non c'era una foto dove si vedevano entrambi gli sposi che si scambiavano le fedi. È stato un mezzo disastro, però fortunatamente gli sposi si sono accontentati comunque. Bene, qual è stato e perché il matrimonio più particolare finora? Forse un servizio che abbiamo fatto a Favignana, alle Egadi. E è stato particolare innanzitutto per il posto, perché è stata la prima volta che siamo andati così lontani. E poi vabbè, non so se conoscete Favignana, è un'isola. Solo di nome, purtroppo non ci sono mai stato, non so, Federico. No. È veramente, veramente bellissima. E siamo arrivati là, era maggio, quindi bassa stagione, l'isola era quasi completamente deserta. E siamo stati gli sposi per 3 giorni. E gli sposi ci avevano messo a disposizione uno scooter, noi eravamo in 2, io e l'assistente, e ci chiamavano, perché poi dovevamo seguire anche i giorni precedenti al matrimonio, ci chiamavano da una parte all'altra e noi con lo scooter e carico con l'attrezzatura dovevamo raggiungere gli sposi o gli invitati nei vari posti di quest'isola. Strade sterrate, ovviamente, è stata un po' un'avventura. Questo forse è il matrimonio che ricordo con maggior piacere, perché è stata una cosa veramente particolare. Quasi on the road, insomma. Sì. Una scena che abbiamo già sentito, sì. C'era addirittura Francesco Cito che riprendeva tutto il viaggio in motorino. Sì, questa scena che ci ha raccontato, no? Sì, Oreste Pipolo che diceva per l'appunto che Francesco Cito aveva fatto un documentario su Pipolo matrimonialista proprio seguendo lui che andava in scooter per le strade di Napoli. Vabbè, anche quella è sicuramente un'avventura, tirare in scooter per le strade di Napoli. Senti, allora passiamo a una domanda così più impegnativa, nel senso anche più artistico della parola, no? Cosa pensi del fatto che alcuni ritengono che la wedding photography sia fotografia di serie B, insomma, magari fatta solo per sbarcare il lunario? Ma io credo che chi ha questa concezione non conosca, abbia solo una conoscenza abbastanza superficiale di quello che è il mondo della fotografia di matrimonio contemporanea. È un'immagine abbastanza diffusa anche tra gli addetti ai lavori, magari non all'interno del matrimonio, ma comunque fotografi. Forse perché, cioè, tutti abbiamo in testa la foto della
della sposa che spinge la macchina in panne, lo sposo dentro, no? Le classiche scenette che si vedevano e si vedono ancora in certi, in certi casi. E, però attualmente la fotografia è, la fotografia di matrimonio è cambiata molto e basta fare un salto sui siti di associazioni come ISPVP, VPJA o NFM, un'associazione italiana di fotografi matrimonialisti, quest'ultima. E non so se vi è mai capitato di passare su questi portali e vi rendete immediatamente conto che ci sono professionisti di grande livello. Una foto scattata da uno di questi professionisti è bella da vedere anche se non sei stato a quel matrimonio, in molti casi. E quindi secondo me si fa riferimento, chi ha questa concezione, la fotografia di matrimonio e la fotografia di serie B fa un po' riferimento a quello che era il panorama di magari 10-15 anni fa, in cui ci si rivolgeva al fotografo sotto casa, il fotografo era in alcuni casi, non in tutti ovviamente, semplicemente uno che sapeva usare la macchina fotografica. Non c'era concorrenza, non c'erano stimoli, non c'era nemmeno modo di vedere il lavoro fatto da altri. Non c'era comunque il digitale, insomma, ecco, diciamo. Come... Dico, non c'era il digitale, che adesso con il digitale tutti fanno un non po' c'era di... Digitale, non c'era internet, cioè magari c'era già internet 15 anni fa, però non era utilizzato come è utilizzato adesso. Certo. Io vedo, per me è fondamentale internet, cioè parte del nostro lavoro consiste comunque nel guardare foto fatte da altri, perché si trovano stimoli, si trova ispirazione, se vogliamo, ci si mette in discussione anche vedendo lavori di altri, e internet è sicuramente potentissimo, ti aiuta a crescere tantissimo, e questo era uno strumento che non c'era prima, e è importante sia sul piano della formazione personale, secondo me, che sul piano del trovare nuovi mercati per il fotografo, e per quanto riguarda il cliente mettersi nella condizione di scegliere il professionista più adatto al loro gusto. Quindi è cambiato il mercato, c'è più concorrenza, è più selettivo, e secondo me incoraggia questa situazione a crescere professionalmente se si vuole sopravvivere. Quindi per questo dico che si fa riferire chi considera il fotografo matrimonialista un fotografo di serie B, parlando della qualità delle fotografie, fa riferimento ad un panorama un po' più vecchio. Tutti abbiamo in testa le foto della mamma, della nonna. La fotografia di matrimonio ora, sia posata che non, è qualcosa di diverso, di qualitativamente anche molto rilevante, secondo me, in certi casi. Non mi riferisco a me in particolare, mi riferisco a colleghi anche stranieri che fanno veramente dei grandi lavori. Domanda semplice, è un fotografo a cui ti ispiri? Allora, non è poi così semplice questa domanda, perché secondo me, cioè, allora, io intanto ho un problema a ricordare i nomi della gente, quindi faccio fatica a fare riferimento ad una persona, quindi sostanzialmente io quando guardo le fotografie, osservo la fotografia, mi domando perché mi piace, non ho il culto della persona, mi domando chi l'ha scattato, mi domando perché mi piace questa foto, cerco di capire cosa funziona nella foto e cosa no. Inoltre, secondo me, sempre internet condiziona un po', ha cambiato un po' il modo di vedere le fotografie, perché io ho a disposizione grandi archivi come Flickr oppure i siti delle associazioni di cui parlavo prima, cui sono dei grandi contenitori di foto in cui sì, si fa riferimento all'autore, ma ho la possibilità di passare da una foto all'altra tranquillamente, vedo una grande mole di immagini e non mi focalizzo tanto sull'autore, addirittura forse ora c'è meno bisogno di prima di far riferimento ad un autore che ci piace per trovare belle fotografie, perché mi basta aprire Flickr, trovo le foto del ragazzino indiano di 16 anni che magari sono stupende. E, boh, insomma, secondo me fa anche, cioè, per me è un po' diverso, non faccio riferimento ad un singolo fotografo, soprattutto per quanto riguarda l'ispirazione, cercare modelli in ambito professionale, nell'ambito del matrimonio. Se devo fare dei nomi, io ci tengo a fare dei nomi di due colleghi italiani, peraltro, che secondo me rappresentano una delle più belle realtà
una fotografia di matrimonio italiana, sono Andrea Corsi e Daniele Bertelli, sono due fotografi che lavorano, hanno base nel Senese e sono veramente degli ottimi fotografi, sono, a mio parere attualmente sono i migliori in Italia. Allora, andremo sicuramente a scovarli, Federico, visto che insomma, sì, siamo anche interessati a questo segmento, ogni tanto riproponiamo appunto qualcuno che ci possa dire quanto è importante ancora la sia la fotografia di matrimonio e come si può artisticamente esprimere ancora tantissimo. Infatti la prossima domanda è questa: ma secondo te quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nel raccontare fotograficamente un matrimonio? Questa non è una domanda banale. Allora, ma sicuramente dipende, innanzitutto dipende dall'approccio che uno ha. Se si lavora come lavoro io, cioè io faccio pochissimo posato, se posso evito, e quello che si ricerca sono situazioni in cui gli sposi interagiscano in un certo modo, o comunque anche gli invitati fanno qualcosa di interessante, divertente, cerchi questo. Quindi forse la difficoltà più grande è stare sempre attenti. Poi comunque dopo un po', secondo me, ti viene anche naturale, acquisisci un atteggiamento che ti porta comunque a stare sempre allerta. La vera difficoltà per quanto mi riguarda sono difficoltà di ordine logistico, perché nel trambusto sì, matrimonio, sì, anche solo gli spostamenti, trovare posti. Poi io non lavoro molto nella zona in cui vivo, lavoro fuori, quindi mi trovo spesso in posti che non conosco, quindi devi pianificare un attimo prima, devi guardare su Google dove devi andare, se puoi arrivarci con la macchina. Quindi la difficoltà più grande sul piano logistico, secondo me, è proprio la gestione, non è di ordine fotografico, ma è tutto ciò che prescinde la fotografia, cioè mi devo spostare, devo trovare il parcheggio per la macchina, devo entrare nella ZTL, mi fanno una multa e così via. Tutto ciò che mi distrae dal lavoro fotografico, questo è. Non ce l'aspettavamo questa risposta. Non ci aspettavamo questo tipo di risposta, insomma. Però anche questo è molto importante, fa parte proprio del lavoro, no? Sì, è un aspetto che comunque, sì, poi magari c'è l'assistente che segue queste cose, però anche te devi avere un'idea di quello che succederà, cosa puoi fare, cosa non puoi fare. Poi mi piace comunque avere un minimo sotto controllo la situazione. E quindi questo per me è il problema più grosso, proprio perché è ciò che, se va male, ti impedisce di concentrarti sul lavoro. Quindi sono tutti problemi esterni al lavoro, a quello che effettivamente devi fare, che ti distraggono. E questo per me è ciò che mi dà fastidio, ciò che mi crea problemi, è questo sul lavoro. Poi ovvio, non è che arrivi, sei super sicuro di ottenere il risultato migliore, cioè bisogna stare attenti anche per alle faccende più strettamente legate al fotografare. Però questo per me è la più grande rottura di scatole che c'è nel matrimonio: l'organizzazione e la logistica. Sì, sì. Invece, Francesco, molte persone che affrontano un matrimonio oggi dicono di odiare le foto in posa, dove il fotografo in pratica suggerisce le mosse, atteggiamenti, inventa scene e via dicendo. In genere, come ti comporti riguardo a questa prassi del fotografo matrimonialista? Allora, io ho un approccio che è completamente differente. Come ho accennato prima, io, se posso, evito di fare le pose. E lo faccio non tanto perché non mi piace il posato, ma perché proprio non rientra nel mio modo di concepire la fotografia. Anche il ritratto posato, io fatico a certi tipi di ritratto posato, io fatico a capirle anche guardandole. Mm-hmm. E qui mi mancano tutta una serie di immagini mentali. Non ho un'immagine mentale chiara di una scena e quindi non sono in grado di dirigere gli sposi come sarebbe necessario per fare un posato di qualità, secondo me. E quindi questo è anche un mio limite. In secondo luogo, un altro limite, se vogliamo, per quanto riguarda il posato, a me è caratteriale, perché sono una persona che comunque preferisce stare in disparte, sono un timido, quindi io preferisco, mi viene molto più naturale lavorare cercando di farmi vedere il meno possibile, ovviamente non è sempre possibile,
e quindi da qui viene un po' il mio approccio. Non ho nulla contro il posato, è una cosa che semplicemente non mi viene naturale di fare, e per questo ho sposato l'approccio opposto, diciamo. Io cerco di fare una fotografia spontanea in cui dirigo il meno possibile gli spogli. Ovviamente qualche foto posata va fatta perché la nonna e la zia la vogliono mettere sul comodino con la vernice d'argento. dobbiamo, cioè, ci prendiamo un quarto d'ora, 20 minuti dopo la cerimonia, facciamo una passeggiata con gli sposi. Io cerco di non stargli addosso, di farli interagire in maniera spontanea. Se posso, evito di dirgli quello che devono fare. Se loro si muovono bene, interagiscono nel modo giusto, non ho bisogno, nella gran parte dei casi non ho bisogno di intervenire. E, anche perché io sono dell'idea che se uno non ha mai posato, parlo del soggetto, è difficile anche per lui fare una cosa credibile, che non appaia forzata. In più, appunto, come vi ho detto, non rientra proprio in ciò che so fare io. E per questo il grosso del mio servizio, cioè ciò che il nocciolo duro del mio servizio, non è tanto la parte degli esterni, delle foto posate, quanto invece la dimensione narrativa, il racconto della giornata. Questo però non ho nulla al contrario, sono fotografi che fanno, certo, dei gran lavori, va bene, cioè bellissimi, non ho nulla al contrario, è una cosa che semplicemente non mi viene. E preferisco fare altro e lo faccio. Allora, senti, tu hai detto di essere un po' schivo, un po' timido. Io ti chiedo se hai mai pensato di tenere dei workshop sul tuo stile, sulla fotografia di matrimonio in generale, insomma, se hai qualcosa da insegnare, secondo te? Io sinceramente non, cioè, una volta mi sono posto il problema. Io faccio dei corsi base per principianti, che è completamente un'altra cosa, e ovviamente avevo preso anche in considerazione magari questa possibilità, però mi sono detto: ma io poi cosa devo spiegare? Cioè, io non è che uso tecniche particolari, sto lì e aspetto che succeda qualcosa, e mi sembra anche difficile, ecco, chiedere soldi a qualcuno per raccontargli questo. Ho capito, certo. Magari sei onesto. Non lo so, cioè, si dovrebbe vedere come lavoro, e poi non lavoro nemmeno in maniera, non so se da fuori si capirebbe quello che è il mio approccio, perché non faccio nulla di particolare. Sono lì libero di fotografare ciò che voglio, fotografo ciò che voglio, certo. Quindi, forse, ecco, una chiacchierata come questa può essere più utile per capire quello che è il mio modo di concepire la fotografia, però ecco, non saprei proprio cosa spiegare ad un collega, che indicazioni dargli. Certo. Forse ci vorrebbe, ecco, appunto, dovrebbero venire con me, ma non so, anche in questo caso. Allora, Francesco, di solito fotografi con un proposito in me e fotografi con un proposito in mente, o ti lasci trasportare maggiormente dalle opportunità che sorgono? Allora, è innegabile che in un matrimonio succedano determinate cose e ci siano delle foto che ci devono essere per forza. Ci sono momenti che sono quelli tipici, le fedi e via discorrendo. Quindi negli anni ti fai un canovaccio che bene o male segui, cioè all'interno del racconto di quello che è la giornata del matrimonio ci sono dei punti che sono quasi imprescindibili, sono quelle cose che si ripetono sempre, ci devono essere, se no non si capisce nemmeno un matrimonio. E quindi sì, uno schema, un'idea ce l'ho, però è sempre uno schema abbastanza lasco, abbastanza libero. So grosso modo come devo muovermi, so grosso modo quello che succederà, perché i matrimoni meno male sono simili, tutti simili, o comunque si sta in casa, ci si prepara, si esce, si va alla cerimonia, si fanno due foto una volta usciti dopo il riso, e poi si va al ristorante, eccetera eccetera. Questo grosso modo è quello che succede in una giornata. Poi però tra questi punti di riferimento ci sono tutte le altre, tutta una serie di piccoli avvenimenti che stanno in secondo piano e che non puoi prevedere.
quindi magari sì, tieni un occhio sui bambini perché faranno sicuramente qualcosa di particolare, però non sai cosa faranno, quando lo faranno, per fare un esempio, questi sono i bambini. Tieni un occhio sugli sposi quando sono da soli perché ti aspetti che si bacino o facciano qualcosa di interessante, quindi sai a cosa devi stare attento, ma non sai mai quello che succederà, quindi è difficile avere un'idea chiara delle foto che scatterai. Devi essere più che altro aperto a tutto quello che può succedere. Non so se ho risposto adeguatamente alla domanda, no, ma ecco. Sicuramente sì. Allora partiamo un po' al lato più tecnico, perché anche questo è importante per chi soprattutto vuole cominciare o perfezionare insomma la sua attività di fotografo matrimonialista. Innanzitutto anche una domanda così un po' pettegola, no? Fra fotografi, qual è la tua ottica preferita e perché, se ne hai una insomma? Io più lavoro con gli zoom, perché comunque proprio come vi ho detto non so mai quello che succederà, a parte rari casi in cui le situazioni sono più tranquille, però il matrimonio fotografato così senza intervenire su quello che fanno gli sposi è un evento che è costellato da situazioni assolutamente imprevedibili, quindi lo zoom per me è fondamentale. Io generalmente lavoro con due macchine, su una monto un 16-35 piano formato, quindi 16-35 è un ultra grandangolare, e sull'altra monto un 70-200, e in questo modo io riesco a coprire praticamente tutte le situazioni che mi si presentano davanti, quindi è proprio una questione di ordine pratico. Lavorare con un fisso in molti casi, anche perché non sempre io ho libertà di movimento, sarebbe un grosso limite, quindi prediligo sicuramente la categoria degli zoom, in particolare queste due ottiche. Quando posso vado leggero, uso un 70-200 f4 se ho luce, altrimenti vado col 2.8 stabilizzato, che è ben più pesante. Sì, sappiamo. Molto pesante, però una grandissima ottica. Ecco, sul piano delle prestazioni sicuramente 70-200 stabilizzato, tra le ottiche che ho, è quella che preferisco, perché ha una grande qualità, e ovviamente molto luminosa, poi associato con io uso delle 5D Mark III associato con questi corpi, veramente fotografi quasi dove non vedi occhio nudo. Quindi quella forse è la mia lente preferita sul piano delle prestazioni. Hai completamente ribaltato la filosofia di un fotografo matrimonialista Canon, perché una volta io mi ricordo che l'obiettivo più usato era il 24-70. Mi ricordo, vorrei vedere il 24-70, fai matrimoni, no? In realtà vorrei vedere se è un'ottica, uno zoom che va bene, per cui c'era proprio l'equazione, era questa qui. Il problema secondo me è quando provi l'ultra grandangolare. Quando provi l'ultra grandangolare, poi dopo tutte le ottiche sono troppo strette. Soprattutto nei matrimoni, se fai la preparazione, magari prima non si faceva, comunque si facevano foto più preparate anche durante la preparazione, scusate il bisticcio di parole, quindi magari non riusciva ad arrangiarsi bene anche con materiale tipo, non so. Però ora io mi trovo spesso in spazi molto stretti, in cui lavoro con il 16-35 prevalentemente, avrei proprio delle difficoltà. Poi è una questione proprio mentale, quando vedi quando hai provato quell'angolo di campo lì, poi spesso ti manca. È una lente con cui si deve stare attenti, perché distorce tantissimo, quindi Poi nel matrimonio è importante che non venga distorta la foto della zia, sai, cioè, ecco, quello sì, troppo di foto... esatto. Perché poi la zia si risente piuttosto. Francesco, ma se tu avessi 14 megapixel in più sulla tua 5D Mark III, saresti contento? No, avrei bisogno di computer un pochino più potenti e di hard disk molto più capienti, credo, perché comunque in un matrimonio scattando così si scattano molte foto. Si parla magari anche di un migliaio di immagini, poi dipende da quello che succede, perché devi anche prevedere il momento,
vedi che parte un'azione, scatti, ti prepari a scattare, scatti e poi non è successo niente, e quindi ti trovi con veramente tante foto e gestirle, cioè, secondo me diventa un po' un problema avere una macchina come ad esempio la D800. Per un matrimonialista forse non è, se scatta tanto, se scatta in questo modo, non è la scelta migliore, anche solo in termini di numero di schede di memoria, di non-per flash che uno poi deve avere a disposizione. Io addirittura con la 5D Mark III scatto con la risoluzione dimezzata. Scatto con la piena risoluzione. Perché non, sostanzialmente non, o comunque la mia opinione è che non serva, poi magari troveremo persone molto più autorevoli di me che vi dicono il contrario, però per la stampa, per anche in grande formato, non è assolutamente necessaria, a meno che non si vogliano fare dei crop sì, esagerati. Più che altro per quello, però sai, al matrimonio il crop, insomma, se devi fare un primo piano, insomma, sì, appunto. È una foto naturalistica, capisci, che in cui è molto più importante il foto di sport. In altri generi è sicuramente sicuramente una gran cosa avere una grande risoluzione sul sensore, però in questo caso, cioè, secondo me nell'ambito dei matrimoni, anzi, ti crea dei problemi di gestione dei file che, per carità, poi dopo le foto scartate vengono cancellate, però comunque vanno appoggiate da qualche parte in attesa della selezione, vanno lavorate, vanno fatte scorrere il più velocemente possibile su Lightroom per fare la selezione in tempi ragionevoli, quindi già una foto più grande ha dei tempi di rendering differenti, diventa secondo me un po' un delirio per come lavoro io. Poi abbiamo anche il nostro socio e amico Davide Mellone, anche lui fotografo di matrimoni, con la D800, che un po' si lamentava, ricordi Federico, di questa cosa, insomma, era contento sicuramente della qualità degli scatti, sì. Però effettivamente il workflow digitale era un po' lento per chi usa questa macchina. Sì, magari poi uno compra un computer esagerato, e vabbè, però insomma, poi ti costringe ad un ulteriore investimento. Chiaro, che sì, può essere vitale, a parer mio. Siamo arrivati, visto che nomi il computer, al classico, proprio quelle domande classiche. Quanto è importante la post-produzione nel tuo lavoro? Secondo te se ne fa un uso eccessivo, o magari pensi che chi la usa maggiormente lo fa per nascondere i suoi limiti tecnici? Allora, io sono uno che comunque la post-produzione la usa molto, ma penso che, e mi stupisco a volte, penso quando sento discorsi di questo tipo, perché penso che la post-produzione sia una parte fondamentale del workflow fotografico. È un po' come la camera oscura, quando si lavorava con il negativo, il bianco e il nero, ci si doveva passare. E tra l'altro circa il 90%, era una stima fatta a spalle, però insomma una buona percentuale delle regolazioni che si fanno su Lightroom o su altri programmi, quello che usate voi, non so, sono comunque mutuate da quello che si faceva in camera oscura, dalla regolazione del contrasto alle mascherature, sono cose che si facevano anche prima. Quello che cambia con il digitale è che, vabbè, oltre al fatto che si può fare anche tutto il contrario di tutto, per carità, però la grande differenza secondo me è che è molto più facile applicare queste regolazioni, quindi questo è un vantaggio secondo me, perché qualsiasi fotografo è potenzialmente in grado di imparare tecniche di post-produzione, quindi di post-produrre direttamente lui in prima persona le proprie immagini, a differenza di quello che poteva succedere in camera oscura per fotografi di un certo tipo, ci si rivolgeva a stampatori che sapevano fare il loro lavoro. Invece qui uno è completamente padrone di tutto il workflow e può scattare già pensando a quella che sarà la post-produzione, conoscendo anche quelli che sono i limiti del file. Secondo me è un innegabile vantaggio, anche perché con la post-produzione si può rafforzare ulteriormente quello che è il messaggio di una fotografia. Si può drammatizzare un'immagine ancora di più, semplicemente chiudendo i neri, giocando un po' con le luci, senza stare poi a fare chissà che tipo di lavoro. Cioè, ora non parlo di ritocco, di correzione degli errori. La post-produzione non deve essere una correzione dell'errore, poi a volte c'è anche quello. Beh, sì, magari togli, che ne so, qualcosa di piccolo, no? Se vuoi.
anche non so tu quanto tratti la pelle poi effettivamente della sposa. Io se non mi viene detto niente non la tratto proprio. Okay. Io anche perché comunque è una procedura che non è nemmeno troppo coerente con quello che poi è l'approccio al servizio, secondo me. Quindi se non mi viene detto niente io non la tocco, a meno di difetti evidenti, che nella gran parte dei casi sono, non sono nemmeno difetti che ha la pelle del soggetto, ma che vengono accentuati dalle condizioni di luce o da qualcosa che ho fatto io scattando. Ecco, in quel caso magari sì, ci sono tutte mani. Diciamolo, vedendo gli scatti di Francesco, Francesco non è un fotografo da effetto flu, grazie a Dio. No, no, no. Assolutamente. Stra-abusato, diciamo. Senti, allora, alcuni fotografi matrimonialisti, questa è un po' una curiosità, tendono a fornire anche i file RAW degli scatti selezionati. È una cosa che fai anche tu oppure preferisci tenere per te le informazioni di scatto, o comunque l'originale, se vuoi? Allora, non sono geloso delle informazioni di scatto, non è quello il problema. Io tendo a consegnare il file lavorato, quindi il JPEG, alta risoluzione, semplicemente perché ritengo, come ho detto prima, che la post-produzione sia una fase fondamentale del workflow del fotografo. Quindi io magari mi trovo a scattare un'immagine sapendo che la lavorerò in quel modo, e quindi preferisco che i miei clienti poi abbiano l'immagine lavorata. Se poi mi viene richiesto esplicitamente, per me non è un problema, però nella gran parte dei casi è raro che venga fatta una richiesta del genere, anche perché poi il RAW va lavorato, va archiviato, cioè comunque non è un file facile da gestire se non si ha un minimo di dimestichezza con i programmi di editing, insomma con l'editing in generale. Quindi è una richiesta che in genere non mi viene fatta. Io preferisco non darlo per il semplice motivo che è non è il lavoro completo. Io consegno tutte le foto che consegno sono lavorate. Ne consegno circa almeno 400-500, dipende poi dal servizio, e le consegno tutte lavorate perché voglio che girino solo foto sulle quali ho espresso tutto il potenziale che secondo me hanno. Le ho fatte io, le ho scattate io, le ho lavorate io, e voglio che si vedano esattamente come le ho pensate io. Quindi preferisco non dare i RAW. Se mi viene chiesto li do senza problemi. In genere lo chiedono i clienti che magari sono fotoamatori, che si divertono fuori. Sì, cioè alla fine per me non c'è problema, però consegno sempre anche i file lavorati. Allora, da questa intervista abbiamo capito che a te la fotografia di matrimonio non piace, quindi al di là della fotografia di matrimonio c'è qualche altro genere che invece preferisci? Ci siamo io. No, certo. A me piace, mi piacciono tutte quelle situazioni fotografiche che mi permettono di entrare in contatto con realtà nuove, perché la fotografia per me è anche questo, cioè è il pretesto per trovarsi in un posto, in una situazione in cui altrimenti non mi troverei, non potrei essere. E oltretutto mi ci trovo avendo un posto in prima fila perché devo fare le foto per il committente, quindi sostanzialmente ciò che mi piace, una delle cose che mi piacciono molto della fotografia è questo, avere la fotografia è un passepartout per trovarsi in situazioni sempre nuove, e quindi mi piace tutto quello che mi pone di fronte a qualcosa che non conoscevo, che non avevo avuto modo di approfondire in passato. E poi fotografando, visto che sei lì per osservare, ti trovi appunto ad analizzare le scene, quella specifica realtà in un modo tutto particolare. Un po' sei al sicuro perché sei dietro all'obiettivo, sei nel mezzo alla scena ma sei dietro all'obiettivo, quindi quello che succede non ti tocca fino in fondo. Appunto, la fotografia è un punto privilegiato di osservazione. Ovviamente per quanto poi riguarda il genere fotografico, sicuramente mi piace
tutto ciò che è inerente al racconto, a raccontare, quindi mi piace fotografare eventi, situazioni particolari, non mi piace molto il lavoro in studio, non sono un buon fotografo di studio, mi piace sicuramente più quello che è più vicino all'ambito reportagistico. Chiaramente, sì. Senti, adesso abbiamo una domanda segreta che non abbiamo concordato, ma comunque è una domanda che si fa sempre quando si parla di fotografia di matrimonio con chi la fa, con chi la fa per lavoro, e la domanda è questa: riesci a vivere di fotografia? Io faccio solo questo come lavoro, questo è il mio unico lavoro, è un lavoro che magari ti porta sul campo sei mesi all'anno e basta, però non finisce mai, non stacchi mai, perché se la fai con la voglia di viverci non ti puoi fermare un attimo, devi stare dietro alla pubblicità, devi stare dietro a quello che fanno anche gli altri per crescere, devi stare dietro al sito, il sito per esempio i miei siti li ho fatti da solo, quindi devi stare, c'è sempre da fare. Quindi se vuoi farlo in un certo modo devi trovare il modo di dedicarti solo a quella, secondo me, solo a quella, solo alla fotografia, non tanto alla fotografia di matrimonio, perché poi, però ecco, questo è un impegno, secondo me, totalizzante, è difficile portare avanti la fotografia e un altro lavoro se si vuole ottenere un determinato risultato. Perché c'è tanta gente brava, ci sono veramente tanti fotografi, è un lavoro bellissimo secondo me, quindi è normale che ci sia la fila per farlo, non ci si può fermare mai, ci sono tanti colleghi veramente validi, è un momento brutto in generale, non solo per la fotografia probabilmente in particolare, e credo che per quella che è la mia piccola esperienza, la fotografia di matrimonio sia uno degli ultimi baluardi la fotografia che ti permette di vivere, se la fai in un certo modo, se la fai come deve essere fatta, credo che non ci siano altri generi, molti altri generi fotografici che ti permettono di essere pagato nel modo giusto per quello che fai, perché comunque è un grosso impegno, anche se al matrimonio magari senti l'invitato che prendi 1.000-2.000 euro per fare le fotine tutto il giorno. Prendo 1.000-2.000 euro per fare fotine tutto il giorno, ma intanto ne metto in tasca circa la metà, perché il resto ovviamente devono andare in tasse IMSS, e poi c'è un grosso impegno, attrezzatura, tutto il resto, ci si fa il mazzo, ecco, nonostante non sembri, nonostante sia anche un gioco, perché poi per me è anche un gioco, perché è quello che mi piace, però se si vuole arrivare ad ottenere, a viverci, bisogna dedicarci veramente anima e corpo. Francesco, tu sei troppo simpatico, allora chiudiamo l'intervista con una nuova domanda che proporremo anche ad altri fotografi giovani normalmente, perché quelli un po' più grandi magari sono fuori. E la domanda è molto semplice: oggi hai instagrammato? Allora, io non uso praticamente Instagram, cioè lo uso solo pochissimo, quindi sono uno dei pochi fotografi, non solo fotografi, che non sono accaniti utilizzatori di Instagram. Magari sul mio profilo Facebook qualche foto fatta con Instagram la trovate, ma sono più foto stupide per ricordarsi un qualcosa che succede, cioè non sono foto che hanno bellezza artistiche, ecco. Quindi no, oggi non ho instagrammato e non sono un grande instagrammatore in generale. Quasi vi ho la sensazione che Instagram sta diventando come la Democrazia Cristiana una volta. Nessuno la sente, nessuno sempre tu a vincere. Qualche volta lo uso, però come vi dicevo, per me la post-produzione è una cosa talmente importante che non avere il controllo completo su quello che il risultato finale non mi piace, quindi il problema è, Instagram è carino, una foto anche fatta così acquista il suo fascino con Instagram, perché è innegabile, e non faccio un giudizio di valore su questa cosa, è un fatto.
Però se la foto voglio farla gialla, la voglio fare gialla come pare a me, quindi proprio ho questo blocco, non riesco, è una cosa mia. Poi qualche foto magari la faccio con Instagram, ma non mi ci diverto fino a un certo punto, ecco. Bene, Francesco, allora noi abbiamo fatto questa intervista con te, è stata un'esperienza molto divertente, soprattutto come diceva Federico, anche giovane, insomma, si è sentita questa, come dire, questa area di novità, insomma, di certi tipi di discorsi inseriti nell'intervista fotografica che comunque appartengono alla generazione, come dicevamo prima, dei fotografi emergenti, diciamo di quelli che comunque porteranno sicuramente qualcosa in più alla fotografia di matrimonio, fosse anche solo l'uso del grandangolo, se vuoi, no? Sì, e del fisciaio, perché anche il fisciaio è una valente uso di tanto in tanto. Noi ti ringraziamo e ecco, speriamo di risentirci presto, insomma, anche come ospite al Fotobar, se vuoi. Certamente, io ringrazio voi per questa opportunità, comunque mi ha fatto molto piacere che abbiate preso in considerazione l'opportunità di intervistarmi. Ok, noi ti salutiamo. Ciao Francesco. Bene, grazie, io saluto voi. Ciao. Buon proseguimento. Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Non con Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà. Anche con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine. The universe's biggest camera store. Ci saranno sicuramente delle focali molto lunghe, dei tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.